vite insospettabili di novatesi straordinari, gente straordinariamente a caso. Eccoci alla seconda puntata della seconda stagione. Ciao, siamo qui con Alberto. Ciao Alberto. Ciao cara. Vuoi un caffè? No, grazie, l'ho appena preso, guarda. Il caffè lo preferisci della moca o del bar o della macchinetta? La moca, noi abbiamo solo la moca. Solo moca? Così faccio un'indagine anche sul caffè. Allora Alberto, so che tu sei proprio di Novate. Sì, nel senso che io sono di Novate, sono nato a Bollate perché all'epoca nel 53 l'ospedale di Bollate aveva il reparto, però sono di Novate in pratica, ecco, ho 67 anni a Novate sostanzialmente. 67 anni a Novate? Sì, i miei sono venuti invece dall'Emilia, tutte e due sono emigrati negli anni 50 dall'Emilia, quindi io mi considero sì novatese, ma non proprio novatese d'antica data, un figlio di immigrati, come ce ne sono tanti. Beh, comunque 67 anni ormai di Novate sei Novatese doc ormai. Però se Novate doc, secondo me bisogna essere da qualche generazione. Ah, ok. Sì, anche perché io tengo molto a questa mia provenienza emiliana. Senti, ma abiti di qua o di là dalla stazione? Allora, io non ritengo sia una questione banale. Abito, siamo di qua della stazione adesso, quindi abito di qua della stazione. Dipende naturalmente dove uno si posiziona. Devo dire che per chi abita dalla parte del quartiere di Via Baranzate era quasi tradizionale dire vado in paese per dire, oppure vado a Novate per dire vado al di là della stazione, cioè vado nel paese vero e proprio. Quindi c'è proprio una differenza che non è una divisione astratta, è proprio una questione di peso che entra a far parte in questo modo di dire. Da una parte si sente che c'è il paese, dall'altra c'è un'altra cosa. È radicata ormai, ma si sente ancora? Io non ho idea se si sente da parte delle nuove generazioni. Nella gente della mia età c'è senz'altro. Come è cambiata Novate in questi anni? È cambiata? Uno giudica in base alla propria esperienza e come quella di tanti lavoratori pendolari, si parte al mattino, si torna la sera e posso dire che è cambiata per quanto riguarda le cose che avvengono la sera, perché al mattino uno parte, prendo il treno, l'auto e vado, non so più, di notte. Si dorme e alla sera c'era senz'altro un periodo negli anni 70 dove c'era molta vita sociale, politica, c'era un altro ruolo da parte dei partiti politici, delle organizzazioni, insomma una socialità molto molto maggiore. Quindi facevi pendolare? Ma io ho lavorato, diciamo, 37 anni per l'IBM, facevo il tecnico di manutenzione, quindi giravo per i clienti, un po' prima con i mezzi pubblici, poi in macchina. Io ho fatto il diploma di perito industriale, un mio compagno di scuola era stato assunto all'IBM, diceva, stanno cercando, come fare la domanda, facciamo, e lì è stata l'avventura. All'epoca non era un posto statale, ovviamente, l'IBM è una multinazionale, però è come se fosse stato un posto statale, perché è posto fisso proprio. Tecnico di manutenzione lavora in maniera autonoma, nel senso che è un piccolo artigiano, se vogliamo. Questo quando l'ho fatto io negli anni 70-80. Poi la cosa è diventata sempre più automatizzata, con meno spazi all'inventiva individuale. Hai studiato per fare quello? No, e poi sei andato a fare quello? Ho studiato per fare perito, cioè, perito in energia nucleare. Appena ho fatto l'energia nucleare, hanno chiuso tutte le centrali, quindi non c'è stato nessun problema. Da quel punto di vista, non perché avessi delle idee in merito a cosa volesse dire, assolutamente no, però avrei fatto magari o aeronautica o energia nucleare perché mi sembrava una cosa particolare. Sì. Ma senti, mi hanno detto che sei appassionato di poesia. Diciamo, il mio difetto principale è tentare di scriverle, oltre che leggere. Non so, sarà per un atteggiamento pragmatico, ma preferisco, se posso, cercare di scrivere qualche cosa, qualche verso. Adesso, che naturalmente chiamarle poesie è sempre una cosa, va a gusti, diciamo. Quando è morto mio padre, era il mio Dio in terra, diciamo, mio padre. Mi sono sentito come se arrivassi a un nuovo punto di inizio, in qualche modo. Come se questa cosa avesse sdoganato qualsiasi iniziativa, anche la più bizzarra. Così avevo voglia di fare ste cose, mi sono sentito autorizzato in qualche modo dal mio dolore a provare a fare anche queste cose qua. E ho scritto un libro, poi adesso un altro. Quindi due sì, libri di poesia? Sì, beh, due libretti piccoli. Il primo misteriosamente è scomparso, il primo. E questo qua si può leggere, sì, è stato edito da Il Filo Rosso di Cosenza. Ah, non è ancora uscito, quindi abbiamo l'esclusiva. Avete l'esclusiva, sì. Porterò qualche copia lì alla
libreria Mondadori. Nel 2015 abbiamo fatto una presentazione del libro al centro soci della cooperativa. E qual è il posto che frequenti di più a Novate? Il Circolo Sempre Avanti, ma a dire la verità non è che frequenti molto dei posti particolari. Non vado in un bar particolare, piuttosto che... Mi è sempre molto interessato alla politica locale anche. Quindi fin dall'epoca in cui c'erano le sezioni del PC, ho sempre fatto parte di quest'area, ho cercato di darmi da fare. Uno è il libro, cerca di organizzare degli incontri, discussioni sui problemi di Novate per quanto riguarda l'amministrazione innovato, una volta magari anche più ampi, cioè generali. Come si concilia l'attività politica con lavorare in una grande azienda? Sicuramente in IBM è stato difficilissimo, nel senso che c'è molto individualismo da parte dei lavoratori, è difficile far passare un discorso collettivo. Io mi sono impegnato anche un po' nel sindacato, nel consiglio di fabbrica dell'IBM, è stato molto difficile ed eri molto soggetto a discriminazioni. Cioè, o uno punta alla carriera e basta, oppure cerca di guardarsi intorno, capire cosa sarebbe meglio fare per sé e per gli altri, e in questo secondo caso fa una vita diversa da quelli che puntano solo alla carriera. Ci sono quelli che dicono qui è difficile, meglio lasciar perdere. Ecco, io ho sempre rifiutato. Uno dove si trova deve combattere, giusto? Combattere dentro e dentro, fuori, dovunque sono, rompo sempre le balle. Qui il quartiere, in quegli anni, c'era ad esempio la sezione del Partito Comunista, la Togliatti, dove c'erano tanti iscritti, tipo 200 iscritti, cosa che non ci sono neanche in tutta Novate adesso. Si organizzava a fare le feste dell'unità. Qui c'erano tante fabbriche di centinaia di lavoratori, Valmumeccanica, Fargas, Schindler, Triulzi, IPC. Era quel clima che favoriva la partecipazione dei cittadini, della gente, no? E quindi anche proprio il tessuto sociale, economico del quartiere era più ricco, proprio c'era gente che veniva, pendolari o di Novate o che venivano da fuori nelle fabbriche, negozi di quartiere, è un mondo che con la crisi degli anni 90 si è affossato. Ultimamente stiamo tentando, come comitato dell'altra Novate, nel cercare comunque di aumentare il livello di socialità in questo quartiere in particolare. Quindi esiste un comitato dell'altra Novate? Cos'è questo comitato con l'altra? Di fronte a questa idea radicata per questo borbottio, se vogliamo chiamare, per cui di là, ma di là fanno tutto, di qua non c'è mai niente, fanno le feste di là. Ci siamo trovati un gruppo di persone sensibili a questi problemi qua e nel 2015 abbiamo cercato di mettere in piedi questo comitato. Abbiamo vissuto un po' come sfida, dico, possibile che non si riesca a modificare questa situazione, non si riesca a creare qualche punto di riferimento sociale, culturale, anche in questo quartiere? Ma è possibile che dobbiamo rassegnarci a questa condizione? Da questa spinta è venuta fuori questo tentativo. Abbiamo cominciato a seguire un po' quella che era la politica amministrativa comunale, abbiamo fatto delle proposte. Questi ultimi anni, insomma, si sta tentando di aprire questo centro in via di Vittorio, un'articolazione della biblioteca centrale, ma anche riuscire a raccogliere un po' quelle che sono le cose più spontanee, le proposte che nascono da cittadini del quartiere, dovrebbe essere. Quali sono delle persone novatesi che ha incontrato nella sua vita e che è bello ricordare e che mi consiglia di intervistare? Io nomino Giacomo Savoldelli perché lui ha tanti difetti, ma è stato il mio punto di riferimento. Quando ero giovane ho iniziato appunto a fare politica nel quartiere. In quell'epoca lì non c'era tanta divisione tra la vita privata e la vita pubblica. Io e mia moglie l'ho conosciuta in sezione, quindi facevamo le cose insieme in sezione e facevamo politica insieme. E Savoldelli a quell'epoca, poi c'era Carlo Borsari, però è morto, erano i punti di riferimento qui del quartiere. Del quartiere di qua sto parlando. C'era un po' di concorrenza, se vogliamo, tra la... Anche tra sezioni politiche c'era. Sì, però allora erano tre. C'era la Gramsci, la cosa principale, poi c'era Di Vittorio. Dicevano questi qua che era soprattutto una sezione operaia, perché come dicevo qui c'erano tante fabbriche, quindi molti iscritti erano lavoratori delle operaie. Dicevano che là sono intellettuali, per cui era quasi un'offesa rispetto alla Di Vittorio dove c'erano impiegati. Tutte cose un po' così, leggermente campanilistiche, ma non serie. La mia giovinezza. Mia moglie Carmen l'ho conosciuta in sezione, pensavo fosse svedese perché era bionda, invece era calabrese. Pazienza, è andata bene. Quindi un amore novatese. Amore novatese. Conosciuta a Novate, sposati a Novate. Penso che siamo sposati al Circolo Sempre Avanti con l'inno dell'Internazionale. Una cosa.
casa che poi ci hanno fatto il pranzo lì, i compagni lì del circolo sempre avanti. L'abbiamo fatto la parte chiusa, l'abbiamo fatto. Quindi sposati nel circolo sempre avanti? Nell'82, sì. Bello! Mia moglie veniva da una famiglia dove suo nonno ha fatto il sindaco per tanti anni, comunista, lotte contadine della Calabria, occupazione militante serio. Quindi loro ci tenevano anche questa vita di partito. E suo nonno era amico di Marco Brasca. Marco Brasca, quello dei Novati, quello a cui è dedicato il parco. Quello del parco. Tant'è che appunto Marco Brasca, sebbene con noi non avesse nessun legame né con la mia famiglia né con la famiglia di mia moglie, comunque ha partecipato al matrimonio, ci ha fatto il regalino, cioè, proprio perché conosceva bene il nonno di Carmen. Va bene, allora senti Alberto, ti ringrazio per questa chiacchierata. Figurati. Buon comitato. grazie. Speriamo che, comitato che finisca questa pandemia, che ci si possa trovare vis-à-vis. Grazie Alberto, grazie di averci raccontato un po' di questa altra Novate e noi ci risentiamo presto con una prossima puntata di Vite Insospettabili di Novatesi Straordinari, gente straordinariamente a caso, un podcast di Novate Podcast Lab.